make your marks. Lo stacco, corsia numero 4, Thomas Chacon, finale mondiale dei 100 dorso, la subacquea di Thomas abbastanza buona, migliore e tremenda quella del cinese Zhaoyu Xu. Qui deve cominciare la rimonta di Thomas Chacon e ci prova. Ha preso un brutto start con queste pause lunghe che lo starter si concede e talvolta inganna gli atleti, questa volta è stato Chacon a cadere in trappola. Una trappola dalla quale deve cercare di scappare con tutta la sua forza, con tutta la sua classe, Thomas Chacon. Situazione difficilissima, qua deve provare a fare la differenza, cerca di riportarsi su Xu, l'attacco di Ryan Murphy, devastante l'americano in corsia numero 3, Thomas Chacon, che però spinge fino alla fine, siamo agli ultimi 10 metri, prova a rimettersi in linea, Thomas Chacon spinge ancora, Thomas, dai che forse ci siamo, Thomas, si accende la luce. Numero 2, medaglia d'argento per Thomas Chacon e un Murphy che è riuscito a sconfiggere l'azzurro per un niente, per 5 centesimi. Torna sul tetto del mondo lo statunitense Thomas Chacon, è costretto a cedere la corona. Ci sarà da analizzare questa gara, Thomas Chacon davanti ad Armstrong, bronzo, c'è un argento da festeggiare, ma c'è anche un oro sfuggito sul quale magari riflettere un po'. E questo è scioccante, non lo nascondo, che pensavo di vedere una gara radicalmente diversa, ma le difficoltà sono iniziate subito con questo start imperfetto, si è mosso leggermente, ha dovuto rintanarsi e tutto lo sviluppo della prima parte di gara è stato condizionato da questo momento e poi era infilato dalla parte di Murphy e Murphy gli ha tolto acqua, ma sono classiche situazioni che si sviluppano in una gara da 100 dorso in cui è molto complicato vedere la situazione e poi il tocco conclusivo in cui era avanti con la testa e non so cosa sia mancato nell'arco finale con la schiena per impedire a Chacon di chiudere il tempo davanti all'americano.